Benvenuto Ezechiel qui a Parma, ti chiedo subito il primo impatto, la nuova maglia del Parma ti dona anche se l'allenamento, però com'è stato? Questo è il tuo secondo giorno di allenamento qui. No, sono molto contento, la verità che mi sono trovato con un gruppo bellissimo, il mister, ci ho parlato con il mister, con tutti i ragazzi, anche i ragazzi che ho conosciuto già in altre squadre che ho giocato, quindi il primo impatto è che ho trovato un gruppo che gli piace lavorare, che si mette sempre in discussione delle scelte del mister, e per quello il Parma in questo momento sta lottando per una cosa molto importante, che è arrivare alle coppe, no? E quindi niente, ho trovato questa esperienza qua che mi aiuterà tantissimo anche a me a livello personale. Parolo a Cesena, Cassano e Gargano con l'Inter, ricordo male, con Parolo hai fatto una grande cavalcata che ha portato poi alla promozione. Come l'hai ritrovato Marco e come hai ritrovato anche Walter Antonio? No, Marco lo conosco ormai da tanti anni, abbiamo giocato insieme in quelle due promozioni in Cesena. E niente, stiamo vedendo un ragazzo che si è meritato la convocazione nazionale, sta facendo molto bene. Antonio e Gargano stanno facendo bene anche loro, le conosco dell'esperienza all'Inter, quindi niente, loro stanno facendo bene come tutti i ragazzi del Parma, no? Sai che su questo scambio ci sono state un po' di polemiche, alcuni tifosi del Parma insomma erano molto legati anche ai precedenti giocatori. Tu cosa ti senti di dire, tifosi del Parma? Cosa prometti da qui a maggio? Guarda, innanzitutto arrivare qua per me è stata una cosa molto importante, perché stiamo parlando del Parma, no? È una squadra molto importante a livello calcistico, nel calcio italiano, anche a livello mondiale. E dopo io credo che sicuramente loro erano molto attaccati agli giocatori che sono andati via. E credo che io sono venuto qua a dare una mano e a mettermi a disposizione della squadra. Adesso indosso la maglia del Parma e voglio fare bene qua, e perché non rimanere per altri anni, no? E sicuramente le mie risposte saranno quando scenderò in campo. Io sono molto contento e spero di poter dare una bella cosa ai nostri tifosi da parte mia. Grande tradizione di argentini poi qui a Parma. Sai che Crespo è stato eletto il giocatore del secolo qui a Parma, Sensini, Verón, tanti altri. Ce n'è uno magari che da ragazzino stimavi particolarmente quando indossava la maglia gialla? No, credo che... È vero, molti argentini hanno indossato questa maglia, hanno fatto bene, hanno vinto tantissimo e sicuramente se l'hanno meritato, Hernán Crespo, come hai detto, Verón, Ortega, Sensini, bueno, tutti quelli che hanno indossato questa maglia hanno fatto bene. Non ti dico un nome particolare perché gli argentini sono tanti i nomi importanti in questo momento, no? Però come ho detto, no? La storia l'hanno fatto anche loro, bueno, spero di fare anche io la storia con Parma. Il tuo soprannome è Galgo? Sì, che vuol dire lebriero, me l'hanno messo quando ero piccolo là in Argentina e bueno, è così che mi hanno chiamato. Allora, speriamo di vederti correre sulla fascia destra, di solito è quello il tuo ruolo, insomma in un 4-3 puoi giocare da esterno offensivo, in un 3-5-2 da esterno nei 5. Sì, le mie caratteristiche sono quelle di andare sulla fascia, credo che ormai mi hanno conosciuti tutti così, le mie caratteristiche che faccio quando scendo in campo. Bueno, come ho detto, no, spero di scendere in campo e dare una bella soddisfazione a tutti i tifosi. Grazie.